Diciamo che chi mi segue su Instagram, e da come avrete detto dal titolo sapete di cosa sto parlando, sa che la mia alimentazione è leggermente diversa, ma giusto un pochino, da quella di fit influencer e bodybuilder. E voi giustamente potreste dirmi: beh, ma te non fai bodybuilding, il tuo scopo non è l'estetica, è normale che tu mangi diverso da un bodybuilder. E io vi dirò: grazie al cazzo che non mangio così perché non sono un bodybuilder, però diciamo che il mio fisico non è proprio quello di un sollevatore di polemiche. Nonostante io mangi in maniera diversa e vada a togliermi delle soddisfazioni durante la giornata, mangiare quello che magari mi va di più in quel momento, comunque facendo street lifting suppongo che il mio fisico, ditemi se sbaglio, sia comunque abbastanza estetico. Per farvi capire meglio il quello che mi pare, nel periodo natalizio in 6 giorni ho mangiato 5 pandori da solo, cioè non condivisi, nel senso io con i pandori in 6 giorni. Detto questo, non voglio che passi il messaggio che questo stile di vita sia adatto a tutti o sia il migliore, quello corretto, il definitivo. C'è anche da contestualizzare. Infatti, per chi non lo sapesse, io mi alleno 9 volte a settimana, per quindi 4 giorni mi alleno 2 volte al giorno, che sono 8 allenamenti, e un'altra volta mi alleno una volta al giorno, che è il nono, per un totale di circa 23 ore più o meno, senso su quella fascia oraria lì, e non è proprio pochissimo. Quindi ecco, quindi non sono un bodybuilder anni 90 che vuole ottenere quel tipo di risultato mangiando riso, pollo e broccoli, ma non sono nemmeno uno che non fa niente, cioè nel senso sono uno che si dà molto da fare per ottenere un buon fisico e dei buoni risultati a livello prestazionale. E giustamente voi mi chiederete: sì, ma nella pratica, cioè, facci vedere. E adesso vi farò vedere cosa mangio in una delle mie ipotetiche giornate, perché sono 7 le giornate della settimana e ve ne faccio vedere una, quella di oggi, quindi andiamo che ho fame. Ok, siamo arrivati in cucina, come vedete, per fortuna, perché ho fame. E a colazione mangerò un bicchiere di latte da circa 250-300 ml, parzialmente scremato, e ci tengo a sottolinearlo perché è digeribile per tutti, quindi non mi venite a dire che io mangio cose che voi non potete mangiare, questo potete anche voi. Poi una banana, un budino proteico perché non mi va lo shaker e comunque ci sta dentro nei macro che avevo intenzione di mangiare questa mattina, e una fetta di torta allo yogurt da più o meno 80 grammi circa, anche lì super giù, una fetta normale di torta, per un totale calorico di 600-610 kilocalorie, niente di particolare, tranquilli, le calorie vere arrivano dopo, partiamo tranquilli ora. Quindi adesso preparo tutto e vado a mangiare, che abbiamo fame qua, siamo robusti e dobbiamo mangiare, andiamo. Ok, colazione preparata, qui che non vi ho nominato prima vedete i miei sali minerali. Qua è del succo con dentro la creatina che mi berrò con calma durante la mattinata. E qui multivitaminico, vitamina D e omega 3, mannaggia quel porco. Ecco qua, questi qua sono i miei 3 integratori della mattinata. Comunque voi vedete che mangio e dico di mangiare quello che voglio, ma quello che voglio tra virgolette, perché comunque ho una base da seguire, che adesso mangio perché ho fame. Dopo, mentre preparo il pranzo, vi spiego tutto. Colazione finita, ci vediamo dopo con il pranzo. Benissimo, siamo arrivati all'ora di pranzo. Io ho da mangiare un impasto, praticamente la base bianca di una pizza, più o meno saranno 400 grammi circa, vabbè comunque non vi interessano i grammi, del pollo e un po' di insalata come contorno, giusto per mandare giù il pollo, perché sennò... Le calorie totali sono circa 1190, super giù 1200, comunque siamo lì. E a proposito di calorie, adesso vi dico un attimino com'è impostata la mia dieta. Molto grandi linee, non entrerò nei dettagli, quindi non prendete carta e penna che non vi servirà. Teniamo conto che io al mercoledì non mi alleno, quindi oggi è una giornata leggermente ribassa. Cerco di stare sempre tutti i giorni sul grammo e mezzo
di proteine per chilo corporeo, quindi fatevi due conti, peso 94 kg circa, sapete quante ne mangio. Oggi circa sul 0,6-0,7 di grassi per chilo, quindi anche lì carta e penna, fate i conti, sapete quanto peso io, potete capire da soli quanti ne ho mangiati. E la restante parte per arrivare sulle 3000 calorie sono carboidrati, molto facili, veloci, li digerisco bene e si vola proprio. Logicamente, raggiunte queste 3000 calorie, se durante la giornata mi viene voglia di mangiare magari a metà pomeriggio un pezzo di cioccolato, un'altra fetta di torta, un qualcosa che mi va in quel momento, lo mangio. Per farvi un esempio, ieri mentre ero lì che studiavo con il bel computerino, mi sono aperto una bustina di M&M's, di quelle piccoline, e ho mangiato una busta di M&M's perché mi andava, quindi, capito? Ecco, questi sono i vantaggi di fare 9 allenamenti a settimana. Benissimo, ora preparo il pranzo, vi faccio vedere la preparazione segreta e niente, poi ci vedremo a cena. Benissimo, siamo arrivati all'ora di cena. Il pasto adesso è un pochino più facile perché a cena mi piace essere un attimino più veloce, più rapido in questi casi. Quindi avrò due fette di pane di quelle un pochino spesse, multicereali, tipo quelle per fare i toast, per intenderci. Del pollo, due sottilette cheddar, che vi farò vedere dopo quali sono, comunque quelle a basso contenuto di grassi. E come dopo cena, diciamo, una fetta di torta di quelle piccole, tipo quelle che avete visto a colazione. Quindi molto facile, molto veloce da mangiare, tranquillo, posso mangiare anche un pochino più tardi che tanto la preparazione è veloce e ho tempo di digerire tutto molto facilmente. Quindi ora preparo tutto, vi faccio vedere ancora e ci vediamo dopo per la chiusura del video, varie considerazioni finali e magari qualche spoiler, chi lo sa, quindi restate connessi. Benissimo, giornata finita, avete visto più o meno tutto quello che sono andato a mangiare. Spero che comunque vi siano stati utili magari qualche idea, così per provare a cambiare qualche vostro pasto, renderlo magari meno noioso. Ci tenevo a dirvi che adesso sto per andare a dormire e l'esperimento sta continuando, infatti adesso questo qua lo prenderò tra un attimo quando spegnerò la videocamera e andrò a dormire. Un piccolo spoiler che possiamo farvi, così per tutti quelli che sono rimasti fino alla fine del video come premio, è che tra un po' arriverà la prima collaborazione con uno youtuber abbastanza conosciuto. Non vi dico chi lo spoilerà nei commenti sono ammazzate sui denti, quindi state zitti, chi l'ha già capito. E niente, ci vediamo un prossimo video, ciao. Provo adesso a parlare. Prova a parlare. È la richiesta peggiore che tu possa farmi.